negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un'impronta gossipara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l'addio a Elisabetta Gregoraci, l'ex velina di Striscia la notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che negli scatti esclusivi, aveva mostrato il volto della misteriosa nuova fiamma. I due si trovavano a Porto Cervo, in provincia di Olbia, a bordo di un gommone per raggiungere un ristorante. Al fianco dell'imprenditore c'era una donna giovane, dai capelli biondi e mossi, look semplice, di nemmeno 30 anni d'età a detta del settimanale. Un nuovo amore? Niente affatto. A smentire il possibile flirt, ufficialmente, era stato lo stesso Briatore. Con un messaggio su Instagram, aveva sottolineato come la donna fosse soltanto una sua stretta collaboratrice e nulla più. Ma a rompere le uova nel paniere ci pensa il settimanale Chi? Punto nell'edizione settimanale, in edicola da oggi 5 settembre 2018, il rotocalco gossiparo diretto da Alfonso Signorini sgancia la bomba e associa a quella bella bionda di meno di 30 anni un nome e un cognome. Flavio Briatore ha ritrovato l'amore. È certo il settimanale di cronaca rosa che fornisce ulteriori dettagli. I due si sarebbero conosciuti in Costa Smeralda, e avrebbero passato la stagione estiva insieme. Ma chi è questa giovane e attraente donna che sta prendendo il posto, nel cuore di Flavio, di Elisabetta Gregoraci? Si chiama Tati Lornega. È una modella italianissima. È nata a Udine, è biondissima, ha 800.000 follower e anche un fisico bombastico. Negli ultimi giorni i flash l'hanno immortalata sul red carpet della mostra del cinema di Venezia 75. Da sola, senza Flavio. Il giornale di Signorini è certo. Tra Briatore e l'influencer c'è del tenero. Un sentimento amoroso dolce ma litigarello. Taylor ha 24 anni e ne ha ben 44 in più del manager italiano. Tra le sue passioni, oltre la moda, c'è sicuramente il calcio. Tifosissima della Juventus, su Instagram ogni tanto ha dedicato qualche spogliarello ai successi dei bianconeri. Fisico statuario e forme perfette, in una recente intervista ha spiegato qual è il segreto della sua linea. L'alimentazione sta alla base di tutto, punto esclamativo cerco di mangiare più sano possibile, e di avere ritmi di vita regolari. Vado in palestra due volte a settimana, e faccio sempre 40 minuti di cardio con camminata velocissima e poca pendenza, poi passo ad allenare addome e glutei. Non seguo personal trainer perché non sono il tipo che ascolta e si fa dire quello che deve fare. E come Flavio ha il fiuto per gli affari. Da qualche mese, infatti, sta provando a lanciare una sua linea di intimo.